Il rischio che sia un commissario a prendere in mano le sorti dell'autorità portuale di Trieste è sempre più concreto. La riunione prenatalizia sul destino dell'autority giuliana, infatti, stando ai ben informati, si sarebbe chiuso con una fumata definita non nera, ma nerissima. Il ministro Lupi sarebbe del parere che i nomi proposti nella terna da Regione, Comuni e Camera di Commercio non sono del livello auspicato, una posizione che boccerebbe in un sol colpo D'Agostino, Marcucci e Gurrieri, aprendo la strada al commissario, ipotesi a quanto pare cara al ministro quanto osteggiata dagli enti locali. Stando a quanto riferito stamani anche dal senatore Russo del PD, qualcuno remerebbe contro una nuova APT di Trieste con pieni poteri e pronta a rilanciare lo scalo. Beh, sicuramente c'è qualcuno che gioca contro Trieste e vorrebbe commissariare in questo momento. Vorrebbe commissariare magari con una persona che non vuole bene a questo territorio o che non lo conosce, insomma. E noi abbiamo bisogno invece di avere presto un presidente operativo o comunque una personalità che conosca Trieste, conosca le sue potenzialità e rimetta il nostro porto al centro del sistema. Stiamo facendo tutti pressione sul ministro Lupi. Insomma, io conto in particolare sulla presidente Serracchiani, che oltre ad essere vice segretario nazionale del mio partito è anche responsabile dei trasporti, e quindi insomma, come presidente della regione spero, insomma, riesca a strappare al ministro il nome del nuovo presidente.